Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo video sui preferiti del mese e in questo caso di novembre. Sono in ritardo, perciò non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo col video. La prima categoria del mese è serie TV ed io ho scelto The Punisher. Di questa serie TV ho già fatto un video a riguardo, infatti ve lo lascerò linkato se volete saperne più nel dettaglio. Comunque sia, una serie TV che mi è piaciuta tantissimo, anche perché era una di quelle poche che attendevo maggiormente quest'anno. Avevo delle grandi aspettative e oltre a non essere state deluse, è una serie TV che mi ha anche sorpresa. Mi sono piaciute moltissimo le caratterizzazioni dei vari personaggi, soprattutto quelle di Frank Castle, ovvero The Punisher, che è l'attore che ha interpretato appunto questo ruolo, l'ho trovato veramente perfetto, ma anche quella di David Lieberman, un altro personaggio molto ricorrente nella serie TV, mi è piaciuta tantissimo, anche le atmosfere mi hanno ricordato tantissimo la serie madre, Daredevil, anche se in un certo senso ne prenderà comunque le distanze. È una serie TV che secondo me ha ancora da raccontare, infatti sto aspettando con ansia il rinnovo di una seconda stagione che però sta tardando ad arrivare e questo un po' mi spaventa. Però se siete amanti delle produzioni Marvel, questo prodotto non potete assolutamente perdervelo, anche perché dopo Daredevil secondo me è uno dei migliori prodotti riusciti con lo stampo appunto Marvel, quindi assolutamente consigliato. La seconda categoria del mese è il libro e io ho scelto L'incontro di Erminio Amelio, edito dalla casa editrice Pellegrini. Anche di questo libro vi avevo già parlato all'interno del canale e vi rinvio a quel video, sia perché è un libro che mi ha toccata profondamente, mi ha emozionata, e sia perché ci tengo che venga conosciuto e che venga letto. Come potete vedere è un libro molto breve, però allo stesso tempo molto intenso, che quindi arriva dritto al punto. La trama, in parole spicciole, parla dell'incontro fra due ragazzini, un italiano e un extracomunitario, e da questo incontro poi si svilupperà una bellissima amicizia. Questa amicizia viene raccontata attraverso dei dialoghi e l'autore, attraverso appunto questi dialoghi, introdurrà delle tematiche molto attuali, ma allo stesso tempo anche molto importanti, come l'immigrazione, il razzismo, la discriminazione sociale, e lo farà in un modo veramente meraviglioso e delicato. È molto difficile parlarne, perché appunto mi ha colpita tantissimo. È un libro che sono sicura che vi piacerà e quindi merita veramente tantissimo. La terza categoria del mese è il film. Nel mese di novembre non ho visto nessun film, però ho visto il documentario di Harry Potter prodotto dalla BBC che è stato trasmesso il 28 novembre e si intitola Harry Potter: A Story of Magic, che è disponibile su YouTube, quindi nel caso voi vogliate vederlo. Questo documentario è stato trasmesso e prodotto in occasione del 20° anno dall'uscita di Harry Potter della pietra filosofale, ma quest'anno si festeggerà anche il 10° anno di Harry Potter e i doni della morte. In questo documentario J.K. Rowling cercherà di spiegherà quali sono state le sue ispirazioni che l'hanno portata appunto a creare il magico mondo di Harry Potter, e quindi noi scopriremo alcune curiosità che si celano dietro appunto alla produzione dell'universo potteriano. Rivedremo alcuni personaggi, alcuni attori del cast che reciteranno delle frasi celebri di Harry Potter, del libro, quindi di Harry Potter e la pietra filosofale. Quindi io l'ho trovato veramente un documentario molto interessante e credo che se siete dei potteriani inside come me non potete assolutamente perdervelo.
La quarta categoria del mese è l'anime e io ho scelto One Punch Man. One Punch Man è la storia di Saitama, un ragazzo normale però privo di qualità, che un giorno deciderà di lasciarsi alle spalle la sua grigia esistenza e diventare un supereroe. Quindi inizierà questo allenamento duro, intenso ed estenuante, fino a quando un giorno si renderà conto di essere diventato potentissimo, talmente potente da riuscire a sconfiggere il nemico utilizzando solamente il pugno di una mano, talmente potente che non proverà più quell'adrenalina, quell'eccitazione di fronte al pericolo. Questa è in sostanza la trama in generale, anche se poi durante il corso delle puntate verranno introdotti altri elementi. E la trama potrà sembrarvi banale, però in realtà è un anime molto diverso e molto originale tra quelli, diciamo, in commercio. L'unica pecca, l'unico limite secondo me di questo anime è il fatto che è la narrazione ripetitiva, perché ogni episodio ha uno schema che si ripete nel corso delle puntate e secondo me questo a lungo andare potrebbe stancare o comunque annoiare lo spettatore. Ecco perché spero che nella seconda stagione, che è stata già annunciata e che se non sbaglio sarà trasmessa nel 2018, e spero che i creatori introducano qualche elemento che renda più accattivante la trama, perché secondo me di base la storia è molto originale, però finora non è stata sviluppata al massimo, quindi sono in attesa di vedere se nella seconda stagione ci sarà un evolversi della storia. Però è sicuramente un'idea geniale, un anime demenziale che merita una chance. La prossima categoria del mese è quella beauty e io ho scelto di mostrarvi questa tinta labbra della NYX dalla colorazione Cherry Sky. Comunque vi lascerò giù in info box tutti i link per acquistarlo. Il colore è diciamo un rosso scuro e io avevo già sentito parlare di questa marca, tra l'altro so che è anche molto apprezzata, però non l'avevo mai provata e appena utilizzata è stato amore a prima vista. Il colore è molto forte, molto pigmentato, perciò veramente basterà pochissimo prodotto per colorare le vostre labbra. Tra l'altro è molto confortevole e non va a sbordare, non va quindi a uscire fuori dai contorni delle vostre labbra. Ovviamente tende un po' a seccare perché giustamente si deve fissare sulle labbra, però non farà quell'effetto, diciamo, delle pellicine. Io lo sto indossando ora, quindi se vi volete fare più o meno un'idea del colore, la durata è ottima, quindi è veramente un prodotto valido. Tra l'altro voglio provare qualche altra tinta di questa linea. Un altro prodotto che voglio consigliarvi, sempre beauty, è questo sapone liquido della Netro Robert con antibatterico, altiverde, senza parabeni e dermatologicamente testato. Oltre ad avere un'ottima profumazione, è veramente delicato sulla pelle e la rende anche morbidissima. È stata una vera scoperta, soprattutto per quanto riguarda il prezzo, che è veramente bassissimo. Quindi infatti voglio cercare di vedere se riesco a trovarlo in un formato più grande, perché è stata non solo la scoperta di questo mese, ma dell'anno. Quindi è un prodotto assolutamente valido. La prossima categoria del mese è la ship e questo potrebbe essere un po' spoiler per chi non ha visto la serie TV The Punisher, quindi io vi ho avvertiti. Comunque la ship del mese è The Punisher e Karen Page. Loro insieme mi piacciono tantissimo, nonostante il loro rapporto sia un po' complicato e non si sia concretizzato del tutto, però insieme li trovo veramente perfetti, quindi la ship del mese sono assolutamente loro due. Arriviamo poi all'ultima categoria del mese, ovvero la citazione. La citazione che ho scelto è tratta dal libro L'incontro e dice: ci scrivevamo senza aspettare che arrivasse la lettera dell'altro. Queste lettere sono come un libro di storia, la nostra,
Ognuno ci racconta quello che è stato, quello che ciascuno di noi ha vissuto. Ogni foglio contiene l'anima di chi lo ha scritto, le sue emozioni, le paure, le speranze, i desideri, le gioie, i dolori, le delusioni. Come i libri che ti fanno conoscere le cose passate, queste lettere per noi sono un patrimonio immenso. Ci hanno fatto vivere insieme anche quando non lo eravamo. Ci hanno consentito o illuso di sapere cosa faceva l'altro. Lo scritto era la nostra voce muta. Ha sostituito la parola che non c'era. Ha contribuito a rendere meno doloroso il silenzio. Lo ha rotto facendoci illudere che non ci fosse. Non bisogna separarsene mai. Anche tu conserva le cose che più ti appartengono. Fa che siano sempre insieme a te. Questa, oltre a essere una frase bellissima, come potete vedere, mi ha ricordato il periodo in cui io con la mia amica ci scambiavamo lettere, quando ancora non esistevano i cellulari e i computer. È una frase che mi ha toccato talmente tanto che è stato come un viaggio nel passato. E spero che questa citazione vi possa un po' servire a darvi un'idea di quanto sia meraviglioso questo libro e quindi spingervi a leggerlo. Per ora il video termina qui. Come sempre vi lascerò giù in info box tutti i miei vari contatti, i link per acquistare le cose di cui vi ho parlato, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!